concittadine e cari concittadini, buonasera e buona domenica delle Palme. Questo messaggio della domenica sera è diventato quasi un appuntamento settimanale. Lo faccio perché credo sia giusto aggiornarvi in merito alla situazione che la nostra comunità sta vivendo e su come stiamo affrontando le difficoltà create da questo stop obbligatorio, da questo lockdown cui siamo tutti costretti. Ad oggi non abbiamo avuto nessun caso positivo di contagio. Vi prego di continuare a rispettare le regole, a utilizzare le mascherine, a non uscire inutilmente da casa e a continuare con queste regole di distanziamento sociale. Se resistiamo ancora qualche settimana, possiamo insieme intravedere la luce in fondo al tunnel. Ottimo è il lavoro finora svolto dalle forze dell'ordine, dai carabinieri, dai vigili urbani, dai volontari della protezione civile, insieme ai medici, infermieri e a tutti i lavoratori delle attività essenziali che assicurano i servizi e che rischiano ogni giorno la loro vita per la comunità. Tutti voi sapete bene che a Isola delle Femmine è un piccolo centro, una comunità che vive maggiormente di pesca, di turismo, di attività commerciali, le quali evidentemente sono quasi totalmente ferme, come nel resto d'Italia e nel pianeta, possiamo dire. Le conseguenze di questa tragedia sanitaria hanno investito tutti gli aspetti della nostra vita. Sono state stravolte le nostre abitudini, è cambiato il modo personale di approcciarci agli altri, siamo stati prepotentemente costretti a fare i conti con noi stessi e con le nostre fragilità di uomini e donne, a volte presi da smanie di onnipotenza. E siamo stati costretti a misurarci con una dimensione nuova fatta di isolamento e distanziamento sociale, sicuramente difficile e spesso dolorosa. Eppure dobbiamo essere donne e uomini coraggiosi, ciascuno nel proprio ruolo, ciascuno con i propri mezzi, abbiamo l'obbligo morale di difendere l'intera comunità cittadina, prendendoci cura degli altri con gli unici e efficaci strumenti che abbiamo a disposizione, cioè il rispetto delle prescrizioni, la pazienza e la buona volontà e soprattutto l'agire con la verità e con l'onestà di intenti. Voglio essere molto onesto nel dirvi che sebbene ho sempre vissuto il mio ruolo di sindaco, rappresentante quindi delle istituzioni, come un onore, un servizio che sono privilegiato di poter compiere nei confronti della mia gente, della mia famiglia e del mio paese, oggi mi sento gravato di un fardello ulteriore. Sento su di me il peso di ogni attività commerciale chiusa, il peso di ogni saracinesca abbassata, di ogni barca da pesca tirata a secco, di ogni padre e madre che non riescono a far fronte alle esigenze della propria famiglia, di ogni cittadino che non riesce a pagare l'affitto perché ha perso il lavoro. È una missione che voglio compiere fino alla fine, senza paura, ma con un rinnovato senso di responsabilità che davvero non mi fa dormire la notte, né a me e neanche chi collabora con me in questi giorni. Insieme alla Giunta, all'intero Consiglio Comunale, a tutti i dipendenti comunali, ai quali voglio rivolgere un grazie davvero sentito, ce la stiamo mettendo tutta per essere vicini a ognuno di voi, accanto agli instancabili volontari della Protezione Civile, ai volontari della Caritas parrocchiale. Stiamo lavorando giorno e notte per essere più veloci e incisivi possibile negli aiuti economici e umani e alimentari a tutti i nostri concittadini in difficoltà e malgrado l'organizzazione possa essere complicata e gli animi spesso provati, tutti insieme, istituzioni, associazioni e comunità, stiamo facendo un buon lavoro. Dopo questo periodo, ci ha ricordato proprio stamattina Papa Francesco nella sua omelia, dobbiamo guardare il mondo e gli altri con occhi diversi. Dobbiamo toglierci le lenti del consumo e della superficialità per riscoprire nuovi modelli di vita, nuove priorità, per riscoprirci tutti uguali nella fragilità e tutti bisognosi gli uni degli altri. Dobbiamo trovare la forza oggi per non mollare, per restare uniti, lottare insieme, per riscoprirci forti nella solidarietà
e nella condivisione domani. E da questo punto di vista, la rete di generosità e solidarietà che è venuta fuori in questi giorni a Isola delle Femmine sarà di insegnamento a tutti noi per sempre. Ricordo inoltre che è partita un'altra iniziativa per sostenere le famiglie in difficoltà, quelli che non rientreranno nei benefici del buono spesa nazionale. Abbiamo creato il GoFundMe, Isola delle Femmine, emergenza coronavirus. Possiamo fare tutti delle donazioni sul conto corrente dedicato tramite il link che vi lascio nel post per raggiungere e sostenere economicamente quanti più cittadini possibili. Proprio questa mattina, nei locali della biblioteca comunale, insieme al segretario, dottor Amaducci, al comandante della Polizia Municipale, alla Giunta, abbiamo ultimato le operazioni per la distribuzione dei buoni spesa per le famiglie di Isola, quelli stanziati dal governo nazionale, questa prima tranche, poi seguirà nelle prossime settimane l'altra misura governativa regionale, cui si farà un altro bando, per cui quelli che non rientreranno in questo primo bando potranno usufruire dell'altro bando regionale appena ci accrediteranno le somme della regione. Si tratta di una misura necessaria in questo momento di difficoltà, anche momentanea, per alleviare le sofferenze economiche di tanti nuclei familiari che non godono di alcuna entrata economica. Quindi in questi primi buoni non saranno inclusi quelli che hanno la pensione, il reddito di cittadinanza, il trattamento pensionistico, l'indennità di disoccupazione, NASPI, eccetera eccetera. Gli uffici comunali chiameranno telefonicamente i diretti interessati, a partire da domani mattina consegneranno la prima tranche dei buoni a 60 nuclei familiari e andremo avanti fino a giovedì per completare i 190 assegnatari. Abbiamo cercato di essere inclusivi, di non lasciare indietro nessuno, e per questo prego chi dei beneficiari dovesse nei prossimi giorni godere di qualunque entrata della cassa integrazione o altro, o di rientrare nel posto di lavoro, di comunicarlo così da consentirci di aiutare un'altra famiglia. Ancora una volta vorrei ringraziare tutti per il rispetto delle regole che state dimostrando, segno dell'amore per i nostri cari e per il nostro paese. Voglio tornare a rivolgere un pensiero a chi è fuori, ai giovani e a chi lavora fuori dalla Sicilia, in Italia e anche all'estero, lontano dalla propria famiglia, per i quali al disagio dell'isolamento si aggiunge il dolore della lontananza, della speranza che quando tutto questo sarà finito potremo abbracciarci più forte di prima. Restiamo ancora un po', resistiamo ancora un po', stringiamo i denti e restiamo a casa, restiamo protetti al sicuro, a casa pensando anche a chi in questo momento di sofferenza una casa non ce l'ha neppure. Grazie ancora a tutti per la collaborazione, forza Isola delle Femmine e viva l'Italia!